Una volta il rapporto era molto stretto con Ninod, poi con l'ex deputato regionale, poi si è rovinato e Ninod un giorno ha scritto un post terribile Sì, su poi. Facebook, che ha detto questi accordi dei politici, chi fa l'antimafia e poi fa questi accordi. Allora, io Ninod l'ho conosciuto tramite Ciccio Tarantino, non è che lo conosco, perché Ciccio Tarantino si voleva candidare, mi ha portato da lui, ho sentito quello che diceva, del più e del meno, mi sono fatto il calcolo, ho visto che non era una persona che a me piaceva, a pelle. Ora, 2017, Oh, insomma. sì. Quindi tra i peggiori male ho scelto il minore, diciamo. Ho preferito la Toscana perché mi sembrava una persona leale, una persona più pulita, più sincera e diciamo, ho deciso di appoggiare a Tarantino nella lista toscana, ma non perché c'era una motivazione, perché Rinaldo non mi ha ispirato fiducia, hai capito? Perché poi mi torturava, veniva ogni giorno là alla caccia, cose, e queste cose mi davano fastidio perché io dovevo lavorare, lui gli interessa la politica, forse ci vive con la politica. Io non ci Ninod. vivo con la politica, io vivo lavorando. Se non lavoro io muoio di fame. Quindi nel 2017 Quindi Toscana. decido di appoggiare a Tarantino nella lista toscana, nella miscele. E nel 2012 invece? Nel 2012 Cioè 5 invece anni io prima? appoggio un ex amico mio che è Luigi Manoguerra, che allora abbiamo preso 650 voti e non c'è stata nessuna inchiesta, nessuna cosa che ha turbato a nessuno. Abbiamo preso 650 voti e non è successo niente. È giusto? Ora che ho preso circa 40 voti a San Giuliano sta succedendo un Perché casino. 40 e non 200? Perché Ma 200 200 in voti? tutta Erice l'abbiamo preso. Qua si parla di San Giuliano che io sono il re di San Giuliano. Io non sono il re di San Giuliano e nemmeno il boss di San Giuliano. Io sono una persona che mi vogliono bene a San Giuliano. È ben diversa la cosa. È giusto? Non è che a me arrivo a San Giuliano e si mettono in ginocchio e mi fanno le riverenze. E a me mi vogliono bene per quello che sono, perché sono nobile di cuore. Se vedo una persona a digiuno, mi levo i soldi di tasca e l'aiuto. Questo mi sembra che non è un reato. Quello che non hanno capito tanti, perché quello che ho fatto io, il lavoro a San Giuliano, lo dovrebbero fare le istituzioni, nei quartieri come Milo, come San Giuliano e come tanti altri posti, di aiutare la gente e farla reinserire, perché io con l'esperienza che ho avuto ho dato sempre consigli e bene ai ragazzi che escono a San Giuliano, che poi sono persone per bene, non sono tutti come pensano loro. Questo dovrebbe fare la legge. Non perché a uno lo vogliono bene, l'attaccano i politici perché è mafioso, perché è re, ma è re di cosa? Di cosa stiamo parlando? In alcune indagini si parla di lei anche in riferimento al voto di scambio 2017 a Erice, e perché per una vicenda legata credo alle borse lavoro, ai cantieri lavoro, no, perché dicono che Pepitone partecipava alle riunioni dei cantieri lavoro per Ma io sistemare questo. sono là a San Giuliano, quindi se c'è una riunione di lavoro io cerco di sentire quello che dicono, non è che vado là Partecipare. per partecipare come partecipano tutti gli altri cittadini vicini, non è che partecipo là per cose personali, perché io già l'azienda ce l'ho, per sentire, giustamente avendo un'azienda cerco di inserirmi pure, c'erano tanti lavori da fare lì e vedere cosa fare, perché il lavoro andava male. Non è che sono nella riunione per motivi personali, come si fanno le pulci in testa a tante persone che fanno fotografie, eccetera. Lei decide quindi di appoggiare, di fare candidare Tarantino con la lista della Toscana, di appoggiare Sì, con Danilo Toscano, è una cosa che concorda con Danilo Toscano. sono stato in qualche riunione con Daniela, niente di Ma particolare. non le dà fastidio quando sia Danilo Toscano che Giacomo Dranghida dicono di non conoscerla affatto e non avere mai avuto nessun rapporto Chi è Giacomo con lei? Lo Dranghida? dice sia Giacomo Dranghida che Danilo Con Toscano. me? Sì. Ma il rapporto in che senso? Prendere le Personale? distanze, insomma, hanno preso anche loro le distanze dicendo. Giustamente non è che si vengono a stringere a me, stanno mantengono le distanze, ma no perché, anche perché a me non mi interessa se io mi sono messo vicino a loro perché erano nella legalità e a me mi interessava la legalità e per me sono brave persone. Possono dire quello che vogliono, sia Giacomo Gianghita che Daniela Toscano, per me sono brave persone, attenzione. Non ho avuto mai niente da dire con loro, non mi hanno chiesto mai niente. Ho fatto quello che ho potuto per i miei amici consiglieri, non per Danilo,
quello che ho potuto, giustamente appoggiando a Tarantino e alla Miceli, ho dato una mano alla Toscana, ma non perché c'erano delle motivazioni particolari. Non c'era nulla. Non c'era nessuna cosa particolare. Però quando parla a telefono con Daniela Toscano per commentare l'elezione, le dice: io ho preso 200 voti, cioè fa capire come se Tarantino era una specie di marionetta. Perché mi aspettavo di più. Sì, ma lei dice: io ho preso 200 voti. Vabbè, modo di dire, io ho preso, ma non è che io ero solo. Come gruppo. Come gruppo che eravamo tutti nelle riunioni, nelle cose le mangiate che facevamo a casa mia, io mi riferisco a tutta, diciamo, il gruppo che avevamo alle spalle, no, io personalmente, che sono io? Se faccio così e prendo 200 voti, allora veramente era il gruppo che dietro a loro che ha portato questi voti.